Buongiorno, buonasera e benvenuti sulla Guerra Grande, il podcast sulla Prima Guerra Mondiale. Episodio 25. Treno speciale verso est. Come anticipato alla fine dello scorso episodio, nella notte tra il 20 e il 21 agosto, dopo la fine della battaglia di Gumbinnen, lo stato maggiore dell'ottava armata tedesca di von Prittwitz ebbe una discussione che avrà un impatto enorme sull'esito della campagna in Prussia orientale. Nonostante fossimo a fine agosto, in zona baltica, i testimoni ricordano quella serata come particolarmente calda, con gli ufficiali germanici sudati e ancora profondamente scossi dall'esito della giornata. Lo scontro si era concluso in un disastro per i tedeschi, nonostante von François nel settore nord fosse riuscito a vincere. Il generale von Prittwitz, constatando la sconfitta subita per mano della prima armata russa di von Rennenkampf e il fatto che la seconda armata russa di Samsonov stesse avanzando verso di loro da sud-est, ritenne che ormai non rimanesse altro da fare se non abbandonare la Prussia orientale ai russi e ritirarsi oltre il fiume Vistola. In generale questa scelta non piacque. Il patriottismo prussiano dei nobili ufficiali tedeschi e l'orgoglio nazionale vedevano con orrore la possibilità di lasciare la Prussia orientale al nemico. Un membro in particolare del suo stato maggiore ebbe molto da ridire durante questa discussione. Si trattava del colonnello Hoffmann, che avevo già nominato nel corso dell'episodio 23. Si tratta di colui che scrisse quella testimonianza nel dopoguerra che ha fatto passare in storiografia il fatto che Samsonov e von Rennenkampf si detestassero. Hoffmann cercò di far ragionare il ciccione. È vero che i russi avevano vinto, ma comunque avevano subito più perdite rispetto ai tedeschi. Secondo il colonnello, la superiorità logistica germanica avrebbe permesso all'ottava armata di riorganizzarsi in al massimo 2 giorni e di attaccare di nuovo i russi, questa volta battendoli definitivamente prima che Samsonov fosse riuscito ad arrivare da sud-est. Secondo lui la ritirata verso la Vistola non era un'opzione, anche perché l'ala sinistra di Samsonov era ormai più vicina al fiume in linea d'aria rispetto a quanto lo fossero le forze tedesche, e di fatto aveva ragione. Nonostante Hoffmann avesse presentato a von Prittwitz degli argomenti piuttosto convincenti, il generale non volle sentire ragioni e telefonò immediatamente a von Moltke per fargli sapere della sua decisione di ritirarsi. Come potete immaginare, la telefonata fece infuriare ancora di più il comandante supremo tedesco. Prima di tutto si certificava la perdita della Prussia orientale. Poi, l'odiato von Prittwitz non solo aveva incassato una sconfitta notevole, ma si era perfino permesso di chiedergli dei rinforzi per difendere la linea della Vistola. Il capo di stato maggiore, sbraitando, fece sapere al ciccione che non c'erano rinforzi perché tutto il resto dell'esercito tedesco era impegnato nel piano Schlieffen e nella battaglia delle frontiere sul fronte occidentale. Hoffmann e altri membri del comando dell'ottava armata cercarono di convincere di nuovo von Prittwitz a cambiare i piani. Il colonnello, con davanti le carte geografiche della regione, ebbe un'intuizione. Propose un nuovo piano, che partiva dal presupposto che l'indomani von Rennenkampf con la sua prima armata russa non si sarebbe mosso. Pur avendo vinto, i russi avevano subito gravi perdite e il loro sistema logistico non avrebbe permesso all'armata zarista di ritornare immediatamente operativa. Per questo motivo, solo una piccola parte delle forze di von Prittwitz, ovvero le unità di cavalleria e alcune riserve provenienti dalla fortezza di Königsberg, sarebbe dovuta rimanere di fronte alla prima armata, mentre il resto si sarebbe dovuto spostare verso sud per affrontare la seconda armata di Samsonov, che era percepita come più pericolosa in quanto ancora intatta e più vicina alla Vistola in linea d'aria. È proprio in questa situazione che nacque probabilmente l'equivoco che avrebbe visto von Rennenkampf non venire in aiuto di Samsonov in virtù del loro supposto brutto rapporto personale. Ma ripeto, così è come la racconta Hoffmann dopo la fine della guerra.
Hoffman disse che se il giorno successivo von Rennenkampf fosse rimasto fermo, il suo piano avrebbe davvero potuto funzionare, visto che i tedeschi controllavano ancora le ferrovie della Prussia orientale, e ciò avrebbe permesso al Reich di rischierare velocemente le proprie truppe contro Samsonov. Alla fine, il piano proposto dal colonnello venne accettato sia dallo Stato Maggiore dell'Ottava Armata, sia da von Prittwitz, che però rimaneva ancora titubante. Il giorno dopo la battaglia, il 21 agosto, le ricognizioni della cavalleria tedesca segnalarono che in effetti Hoffmann aveva ragione. Von Rennenkampf non si stava muovendo, probabilmente per far riposare i suoi uomini e far affluire i rifornimenti, che essendo caricati sui carri si muovevano piuttosto lentamente. Hoffmann, immagino fregandosi le mani, fece partire tutti gli ordini per rischierare l'ottava armata per combattere contro Samsonov. Il primo corpo d'armata di von François, assieme ad altri reparti, venne caricato sui treni e spedito a posizionarsi di fronte all'ala sinistra di Samsonov, quella più sensibile in quanto più vicina alla vistola. Nella sua testimonianza, von François raccontò che lasciando Gumbinnen pianse per l'emozione. Gli altri corpi d'armata, dopo essersi riorganizzati, avrebbero puntato verso sud, lasciando solo pochi uomini a est per dare l'impressione a von Rennenkampf che i tedeschi fossero ancora davanti a lui. Se ci pensate, si trattava di un piano rischioso, ma Hoffmann era convinto fino in fondo che avrebbe ripagato. Nel frattempo, la sera del 21 agosto, von Prittwitz cambiò idea ancora una volta durante una telefonata con von Moltke. Dopo aver presentato al capo di Stato Maggiore il nuovo piano, ci ripensò e andò nel panico, dicendo che in fondo era troppo rischioso. Aggiunse poi ancora che, se anche fosse riuscito a ritirarsi oltre la vistola, senza rinforzi non avrebbe mai potuto difendere il cuore della Germania dai russi. A quel punto il comandante supremo ne ebbe piene le scatole e quella notte stessa destituì definitivamente il ciccione, che divenne il primo comandante d'armata a perdere il comando nel corso della Prima Guerra Mondiale. Ed è proprio in questo punto che il nostro povero von Prittwitz esce dalla storia. Visto che non lo rincontreremo più, vi dico già che ne sarà di lui negli anni successivi. Il generale venne messo a riposo, ovvero se ne andò in pensione a Berlino, senza ricoprire più alcun incarico militare. Morirà nella primavera del 1917 nella capitale a causa di un infarto. Poco più di un anno dopo, nella primavera del 1918, morì in guerra anche il suo unico figlio, Eberhard von Prittwitz. Ora torniamo in Prussia orientale. Immagino che personaggi come von François e Hoffmann tirarono un sospiro di sollievo alla notizia della destituzione di von Prittwitz. Ora però, il comando supremo doveva trovare un nuovo comandante per l'ottava armata e si dava il caso che l'uomo giusto fosse a portata di mano. Von Moltke non aveva tempo da perdere e quella notte stessa fece immediatamente partire da Coblenza, nella Germania occidentale, dove in quel momento si trovava il comando supremo, un'automobile con a bordo un capitano che portava un importante messaggio. L'auto sfrecciò verso ovest e dopo alcune ore attraversò la frontiera belga, direzione Namur. In quegli stessi giorni si stava svolgendo l'assedio di Namur, di cui ho parlato nel corso dell'episodio 20. Oggi Coblenza-Namur si fa in circa 3 ore, ma con un'auto dell'epoca ci volevano circa 7 o 8 ore. Attorno alle 9 di mattina del 22 agosto, dopo un'intera nottata di viaggio, il capitano arrivò in zona di guerra, nei pressi delle fortezze belghe, che proprio in quel momento stavano venendo martoriate dall'artiglieria d'assedio germanica. L'uomo che stava cercando, infatti, stava partecipando all'assedio di Namur. Ad un certo punto lo trovò, scese dall'auto, fece il formale saluto militare e gli porse il messaggio proveniente da von Moltke. Il destinatario del messaggio lo abbiamo già conosciuto. Era il generale Erich Ludendorff. Si trattava del brillante generale tedesco che appena 2 settimane prima era riuscito ad impadronirsi di Liegi, contribuendo in maniera audace a spezzare la resistenza dell'esercito belga. Ne ho parlato nel corso dell'episodio 16. Durante la battaglia di Liegi,
Ludendorff aveva preso il comando di una brigata che stava sbandando a causa della morte del suo comandante e con un attacco apparentemente suicida era riuscito a sfondare il perimetro difensivo dei belgi e a impadronirsi del centro cittadino. Il generale aveva 49 anni e proveniva da una famiglia di agricoltori benestanti. È stato descritto come irascibile e irruento, ma anche come dotato di un'intelligenza vivace e fuori dal comune. Era uno che, nell'esercito tedesco, fece carriera grazie al merito. Nel corso delle settimane successive all'azione di Liegi, grazie ai giornali, divenne sempre più famoso e amato in Germania. In quel momento Ludendorff stava assistendo all'assedio di Namur e von Moltke, visto che il generale si era messo in mostra a Liegi, pensò immediatamente a lui per il nuovo ruolo di comando dell'ottava armata sul fronte orientale. Il messaggio era stato scritto dal vice di von Moltke e recitava: «Lei potrebbe essere in grado di salvare la situazione a est. Non conosco nessun altro uomo per il quale io nutra una fiducia così assoluta. Mi dispiace distoglierla da questa azione, che grazie a Dio sarà decisiva, ma ora il sacrificio è imperativo. Non sarà ritenuto responsabile di ciò che sta succedendo a est, ma con la sua energia potremmo essere in grado di evitare il peggio». Ludendorff non se lo fece ripetere due volte. L'idea di fare un salto di carriera da generale di brigata a generale d'armata lo galvanizzò. Preparò i bagagli in appena 15 minuti e salì a bordo dell'automobile, partendo subito in direzione Coblenza. Come all'andata, anche il viaggio di ritorno dell'automobile fu lungo e Ludendorff giunse a Coblenza attorno alle 6 del pomeriggio dopo circa 8 ore di viaggio. Arrivato al quartier generale, venne ricevuto sia da von Moltke che dal Kaiser Guglielmo II in persona, che lo resero partecipe della difficile situazione che si era andata a creare in Prussia orientale. Entrambi erano molto preoccupati, sia dalla situazione strategica, sia dal flusso di decine di migliaia di profughi che si stavano riversando verso ovest. Nei primi giorni dell'invasione russa, iniziarono a circolare voci e notizie a proposito di alcune violenze e di crimini di guerra dell'esercito zarista ai danni della popolazione prussiana. Il filone storiografico a riguardo è abbastanza recente in realtà e si sta occupando ancora di delineare un'immagine di massima di che cosa sia avvenuto veramente alla popolazione civile nel territorio tedesco occupato dai russi. Gli studi più recenti hanno messo in luce vari aspetti di questa vicenda. Gli storici sono riusciti a ricostruire questi crimini di guerra con grande precisione, grazie allo studio della documentazione preparata dall'amministrazione civile tedesca in Prussia tra la fine del 1914 e l'inizio del 1915. Questa documentazione è stata estremamente obiettiva, nonostante, se ci pensate, i tedeschi avrebbero avuto tutto l'interesse a gonfiare i numeri. I dati su stupri, omicidi e distruzioni sono stati raccolti dall'amministrazione civile con serietà e precisione, solamente sulla base delle testimonianze giudicate attendibili. Provo a condensare in breve la questione, che trovate approfondita in un articolo del 2014 di Alexander Watson, uno dei più importanti storici contemporanei esperti della Grande Guerra e in particolare del fronte orientale. L'articolo è in lingua inglese, lo trovate fra le fonti nella descrizione dell'episodio. Da una parte, sembrano esserci delle dinamiche simili a quelle delle violenze perpetrate dai tedeschi nel corso dell'invasione del Belgio che abbiamo visto negli episodi precedenti. Le forze germaniche temevano che le azioni dei franchi tiratori belgi potessero influire sulla tabella di marcia dell'esercito tedesco e per questo motivo vennero prese misure drastiche nei confronti della popolazione civile, con fucilazioni sommarie e incendi dei villaggi. Queste notizie rimbalzarono sui media alleati e anche nei paesi neutrali come gli Stati Uniti. Per quanto i tedeschi siano stati spietati, e lo abbiamo ben visto nell'episodio 20 in cui ho parlato del massacro di Dinan, le notizie vennero ingigantite e arricchite di particolari scabrosi e cruenti, addirittura pornografici in alcuni casi, finalizzati a scandalizzare ulteriormente l'opinione pubblica, con la creazione del